tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno, ciao, ma ciao, che ciao. Bello, ieri abbiamo salutato il nostro amico dalla Russia che ci segue e ci ha mandato delle cose bellissime. Ha già creato e un altro fermo grazie. Immagine sul brano di davvero, ieri, bravissimo. Davvero, davvero, davvero bello, bravo. grazie davvero, grazie. Come si dice grazie? Spasiba. Pazzi. Prego, ora dice vabbè, ora basta, perché sennò diventa ritornelli, come si direbbe in russo? Ritorniel. Lo so. Lui lo scrive in cirillico e poi c'è la traduzione però italiana. Cioè, il ritornello, questo è il mimo. No, questo è il napoletano. Allora, io voglio partire oggi con Daniela Cavanna, che sì. Tra l'altro è veramente un'artista meravigliosa, perché in questo caso, pensate, in questo Time Machine Mix sì. In questo caso Daniela Cavanna si trasforma, fa un mix di se stessa, una volta è rossa, una volta è bionda, una volta è mora, ma lei è veramente una grande artista. E poi in questo videoclip praticamente suona tutto e canta di tutto, e questo genere di Daniela ci piace veramente alla grande, è il suo per eccellenza. Sono sì. Veramente felice di averla nel nostro cast stellare. Ma che cast abbiamo noi? E devo dire che quando le edizioni Novalis sì, ci hanno proposto Daniela per lanciarla sì, al pubblico sì. Poi insomma no, mondiale possiamo dire adesso sì, certo. Noi siamo stati felicissimi di accoglierla, perché è una delle artiste più promettenti che abbiamo mai sì, presentato. Davvero. E poi tra l'altro è molto, ma molto, lei è molto brava, e quindi è brava a fare. E a noi ci piacciono siamo... quelli bravi. Ci allora quelli. E allora Daniela Cavanna con Time Machine Mix. Dances on my hella, 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 hella. Dances on my hella, 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 hola, hola. Miss my life, bigger feels so much. Just on my hella, 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 hola, hola. I will live forever with my hella, 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 hola, hola. In the sun together with my hella, hella, hella. Una bella saporita e una bella cumbia con sì. Questi due straordinari fisarmonicisti, probabilmente i più quotati forse d'Italia, sì. Anche perché hanno fatto parte di grandiose orchestre, tuttora continuano a farlo, ma in questo caso sono proprio loro due insieme, queste due fisarmoniche che ci fanno ascoltare, l'avrete ascoltata tante volte, probabilmente ballata tante volte, in questo caso ve la riproponiamo, si chiama Saporita. Walter Losi, Walter Gianarelli. Thank you.
non c'è niente da fare. No. Non c'è niente da fare. In che senso, loro però? Sono no. così. Mi direte chi? Sono loro, sono Gianni e Nina, a casa Giannina, che combinano sempre qualcosa. Io non so. È più Gianni oggi Coletti, devo dire, che fa danni. Beh, Coletti è più fai danni. E Nina, diciamo, aggiusta i cocci. Una volta si diceva, con quel sorriso può dire ciò che vuole. Ma in questo dice, caso lei dice, con la sua bellezza e la sua simpatia può fare ciò che vuole. E le dice. gliele dà. Dai Nina, sei tutti noi. E allora dai, così andiamo a casa Giannina per il voi. Il sentiero del cuore. Fantastico, è fantastico, Nina. Guarda qua, fari a prezzi bassissimi. Ma che urli? Ma questo è fantastico. Sto leggendo gli annunci economici. Pensa che vendono delle gomme nuove per la macchina ad un prezzo bassissimo. Una vera occasione. Ma sei stupido? Perché? Ma perché perdi tempo di leggere annunci sulle gomme se non c'è l'anima della macchina? Non so. Ma scusami Nina, ma io per caso ti dico mai, ogni volta che compri un reggiseno nuovo, che lo compri a fare? Io preparo il ditino. Ma piano, che quel jukebox deve sopravvivere ancora per 2000 edizioni di ritornelli. È vero. Allora, jukebox dediche, vediamo sì. Un po' chi ci ha scritto però. Una whatsappata. Che ci arriva da Elisa, da Ospitale, in provincia di Ferrara, quindi dall'Emilia Romagna. Mi piace molto questa canzone e come la canta Paola fra tutti i ragazzi. Grazie per passare il video e l'amor. Wow, e l'amor. E l'amor. Quanto tempo. È l'amor che non dà la vita. Vabbè, insomma, non manco mai al vostro appuntamento su Sky. Bravissima. Grazie. Elisa. Quindi è l'amor, video del 2008. Qualche annetto fa. È normale. Di una televisione nostra regionale. No, una nostra trasmissione dove avevamo, sì, quel giorno lì avevamo una quarantina di 50 ragazzi. Che bello. Tutti intorno, e Paola ha cantato questa mia canzone che si chiama È l'amor. Ah, scusa. Più box dediche. Piano. Un mundo mejor.
Arriva il Tiziano Band che ci fanno ascoltare Occhi di ragazza, occhi dell'amore. Vai così, Tiziano. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male ti farebbe perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Paola, io direi di far partire la sigla e sì, poi ci pensi tu, vediamo che cosa riesci a scoprire. Con grande, grandissimo piacere e cercherò anche di soddisfare le curiosità del pubblico. Sì, di Vitorelli. Esatto, perché noi poi le domande, tra l'altro, che Paola fa, o a volte che faccio anch'io, certo, ma io le faccio un po' più, strane, ma la Paola... diciamo, segue sempre anche le domande che ci fa il nostro pubblico. Beh, qualche curiosità. Ma lui con quante fidanzate c'ha? Ecco, oppure... sempre quelle, però come mai? Vabbè, comunque, parte la rubrica Conosciamoli meglio. E li conosciamo meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli, Laisa Lipari. Ciao carissima, ciao, che piacere. Buonasera, Laisa. È un piacere rivederti. Per la prima volta a Ritornelli, devo dirti, vero? Complimenti per la tua eleganza, per la tua raffinatezza, perché sei sempre stata impeccabile, sempre, ti ho sempre vista così. Grazie, noi ci conosciamo ormai da qualche anno, certo, e so del tuo background. Ecco, culturale non so, ma di spettacolo. Tu come nasci, per esempio? Hai fatto degli studi particolari? Allora, io nasco, tu pensa, da un'isola dove io già da piccolina, la nonna, che sono cresciuta con la nonna, mi accompagnava in giro per cantare con i piccoli complessi dell'isola. Sì? E perché in chiesa mi chiamavano sempre per quest'Ave Maria, perché ero la ragazza solista del gruppo, quindi sono nata nell'isola con il canto e avevo 6 anni. Quindi di dove sei originaria tu? Lipari, Isola Eolie. Proprio, ecco, quindi Lipari, ecco, è un nome... Il nome d'arte infatti che racchiude Lipari è perché io sono nata a Lipari, perché quando mi hanno dato il nome d'arte, perché il mio vero nome è Concetta, giustamente il mio impresario disse: come si fa a fargli fare un disco e chiamarla Concetta? Dovevano creare un personaggio, visto che assomigliamo molto alla Laisa Minelli. Vero, io ti sto vedendo col taglio corto di capelli, con i capelli cortissimi, uguale, mi dissero: ma guarda, assomiglia a Laisa, chiamiamola Laisa e mettiamola a Minelli. Io disse: no, Laisa Minelli, no, facciamo un LL, tipo Laisa come Lipari, come la mia isola. Che bello! E così artisticamente parlando sono nata io con questo...
E tu che da bambina sui banchi di scuola, quindi ti da bambina su, era, la maggior parte delle volte mi buttavano fuori, perché io salivo sui banchi sulla cattedra e cantavo, mi prendevo lì, le ragazze stavano lì, i miei compagni di scuola mi lasciavano appunto, perché ero brava, molto studiosa, proprio loro, come capoclasse, perché allora si usava la capoclasse, sì, ma io invece di stare attenta alle mie compagne, io mi esibivo e cantavo. E senti, il personaggio che ti ha fatto avvicinare alla musica, c'è stato un idolo che avevi, sì, da bambina? Sì, sì, ho sempre seguito Loredana Bertè. Ecco. Stranamente, perché rispecchia in me il carattere di Loredana Bertè. Perché sì, Loredana, perché tu sei Bertè molto combattiva, è molto tosta, no? Combattiva, sì, estrosa, sì, quindi sì, sì, io sono come Loredana Bertè. Mi rispecchia molto nel suo carattere. Hai sofferto nella vita o sei stata una persona felice? No, ho sofferto. Ho sofferto perché ho dovuto rinunciare alla mia carriera da sposata, e quindi questa cosa un po' ho dovuto scegliere in quel frangente il bivio tra la famiglia e la carriera, quindi mi è rimasta questa forma di rimpianto così, sì. Però sono contenta perché in questo rimpianto ci sono nati dei figli che, bello, che io adoro. Ne parleremo nelle prossime interviste, perché questo sarà anche un messaggio bello che, perfetto, magari diamo a casa. Ne sono Laisa felicissima. Liberi, oggi ti accontento, ti farò felicissima. Dedicato per Laisa Liberi, da Laisa Liberi, dedicato. E adesso andiamo a Berlino, in questo meraviglioso, tra l'altro per fare questo videoclip abbiamo noleggiato persino una limousine che si vede appena, ma in ogni caso è stata una cosa bellissima. Bella a giornata Berlino, poi Luciano, ricordi, giornata di sole. Sole sì, ma vento, ecco, molto appunto. Vento, volava il cappello, c'era cioè un cappello che volava. In quella. Comunque è stato molto bello in questo bel videoclip, tra l'altro la canzone è ancora attualissima e come dire, ci piace tanto, a me piace, poi l'ho scritta io per forza, però ci sono canzoni che ho scritto che non mi piace. Magari questa, ti piace un po' meno. E questa invece mi piace. Ok, pensa, se mi vuoi lasciare prima, pensa. Ogni giorno insieme a te, importante, ogni attimo vissuto intensamente. Vivevamo il nostro fotoromanzo, sembravamo soli io e te al mondo. Ma la vita a volte non è sempre rosa, dietro ad ogni angolo una sorpresa. Io sono qui ed anche tu ancora sei qui con me. Allora pensa a quei momenti vissuti d'amore, a quelle notti, a quelle ore, una luce accesa per riprovare un'altra volta, ricominciare. So
tu mi troverai. Vi salutiamo, ciao, adesso amici. Vi dobbiamo lasciare davvero, dopo sì. pensiamo di vederci pensiamo domani. Pensiamo però di tornare sicuramente, anzi pensate voi a chi votare, perché dovete votare la canzone regina del mese di maggio e siete ancora in tempo. È vero, e cosa succede Quanti a tutti giorni? Quelli che voteranno? Tutti quelli che voteranno, uno la settimana sarà estratto, quindi la fortuna sarà dalla sua parte, la redazione lo contatterà e riceverà a casa sua una compilation musicale di ritornelli, così potrà ballare e allora, tutta la settimana in attesa di rigiocare un'altra volta. Diciamo, l'alternativa ai momenti in cui ci siamo noi è quella di mettere il CD. Certo, bella però, mi piace questa alternativa. Mi piace? Torniamo okay. domani. Ci vediamo puntuale. Domani, grazie di stare con noi. Ciao. Quanti ritornelli